Siete partite? Sì, siamo in pullman. Francesca, che fa il sorriso? Pare che stia andando a un funerale. Il Cilento torna nelle sale cinematografiche con i suoi meravigliosi paesaggi. Una alla volta arrivano sul grande schermo le pellicole girate in costiera, ma anche nei suoi borghi gioiello. Si parte il 10 settembre, quando uscirà nei cinema Magari il resto, una pellicola a firma di Mario Parruccini, che vede nel suo cast attori di prestigio come Caterina Misasi, Enrico Loverso, Rosaria De Cicco e Veronica Maia. È stato girato tra Camerota e Marina di Camerota, Lentiscosa e Licusati. Magari il resto, spiega il regista, è un film che nasce come semplice commedia, ma poi va a scavare oltre la prima chiave di lettura, cercando nel tema il senso della storia. Le bellissime location, valorizzate dall'uso dei droni, incorniciano con la loro bellezza paesaggistica una commedia garbata e a tratti introspettiva. In autunno invece farà ingresso nelle sale cinematografiche l'ultimo film di James Bond, No Time to Die. Il 25esimo episodio della saga dell'agente segreto più famoso del mondo mostrerà scene girate a Maratea, Sapri e Gravina di Puglia. La pellicola verrà distribuita nel Regno Unito dal 12 novembre per poi uscire nelle sale cinematografiche del resto del mondo nelle settimane successive.